Preparatevi ragazzi, sta per iniziare la modalità storia di Mortal Kombat 1. La vostra pazienza sta per essere ricompensata, amici. Ho lasciato il meglio alla fine. Di recente ho scoperto una panacea la cui efficacia è straordinaria. E presto sarà disponibile in tutte le case del regno esterno. Questo incredibile elisir è il frutto di un'antica ricetta. Tiene fiori di Patria, nettare di Margone e zanne di drago arctico in polvere. Questo è molto altro, il tutto infuso di potente magia leconiana. Un intero villaggio di un distretto qui vicino ha fatto incetta di questa cura tanto miracolosa. In una notte, qualsiasi male, incluso il target, è stato debellato. Magie di tale potere non possono che essere costose. E non dubito che vi starete chiedendo, posso permettermi? Ma la vera domanda che dovete farvi è, posso permettermi di non acquistarlo? Tu menti, Shang Tsung! Le tue cure sono fasulle! Guardate che succede! Chiedo scusa, tu saresti uno che ha commesso l'errore di fidarsi di te. Mia figlia era morente quando sei venuto alla fattoria. Ci hai promesso un miracolo e ti ho dato tutto ciò che avevo. Ma solo pochi giorni dopo, lei è morta. Questo è impossibile. Non c'è modo che la mia magia fallisca. Non c'è nessuna magia! Ho fatto esaminare l'elisir a un mago imperiale. E sai che cosa ha detto? Ha rotto qualcosa. Solo Tente Morjang! Quel mago si sbaglia, buon uomo. I miei elisir sono di qualità superiore. La loro efficacia è garantita. Ora la folla è in collera con Shang Tsung. Ora si sente il rombo di tuono, inizia a piovere. Avete visto che fa Shang Tsung? È davvero un subdolo inganno il tuo travestimento. Si era travestito. La gente semplice di solito è portata a fidarsi di un vecchio cortese. Sei qui a nome di un cliente insoddisfatto? Se è la vendetta che cerchi, fatti avanti. Se è un rimborso, invece, non mi è rimasto granché. Ciò che desidero, Shang Tsung, è di elevarti, trasformarti nel grande stregone che al momento puoi solo far finta di essere. Offerta generosa. Ma perché? Per la tua impareggiabile capacità. Chi altri riuscirebbe a mantenersi nelle periferie del regno esterno, spacciando magie fasulle e cure da ciarlatano? Mantenermi. Ma se sopravvivo a stento. Tu eri destinato a molto di più. Dovevi vivere in mezzo ai re, non ai plebei. Ma fin da prima che tu nascessi, sei stato vittima di cospirazioni. Ordite da chi temeva il portento che saresti divenuto. Come fai a saperlo? Chi sei davvero? Non sono altro che la tua salvezza, Shang Tsung. Seguimi. E farò sì che tutti i regni cadano ai tuoi piedi. È così che inizia questa modalità storia di Mortal Kombat 1. Bene, avete visto come è iniziata. Mortal Kombat 1, e questa è la modalità storia. Possiamo partire. Capitolo 1, Kung Lao. Si parte col primo capitolo. Guardate che fa Kung Lao insieme a Raiden. È un buon raccolto, Kung Lao.
Sì. È una benedizione, Raiden. Preferiresti morire di fame? No, no, certo che no. Ci spezziamo la schiena nei campi dall'infanzia. E tra 40 anni saremo ancora qui. Stanchi e ingobbiti come il vecchio Wei. Wei ha sputato. Sogni di lasciare Feljian dal primo giorno che ti ho incontrato. Non riesci a fartene una ragione? I nostri avi hanno combattuto grandi guerre, coprendosi di onori e gloria. Le nostre eroiche imprese e gesta verranno di certo tramandate ai posteri. Non saremo grandi eroi, ma è grazie a noi che il villaggio può prosperare. Sì, lo so, ma è così sbagliato sognare qualche emozione. Se è questo che cerchi, ti andrebbe una scommessa. Cena da Madame Abbo stasera. L'ultimo a riempire il carro paga. Ti credi più veloce di me? Ah, e da quando? Ci sto, Raiden. Guardate come coltivano Kung Lao e Raiden. Devono coltivare a più non posso. Però si stancano. Hanno riempito i carri. E ora se ne vanno. Devono andare da Madame Abbo. Avete visto Madame Abbo sta versando il tè? Questa scena dura tanto però. Questo è magnifico. Sto morendo di fame. Chissà che cosa ha cucinato Madame Abbo. Per voi due, tutto ciò che volete. Grazie, Madame Abbo. Ci stai viziando. Come i figli che non ho mai avuto. State mettendo in pratica le mie lezioni? Quando possiamo, ma i campi non lasciano molto tempo per allenarci. Trovi solo scuse con Glau dal giorno in cui hai imparato a parlare. Se non sarete preparati. Allora preparatevi a perdere. Beh, non l'hai scordato. Non so se ti cucinerò qualcosa di speciale. Per fortuna paghi tu. Madame Abbo ci metterà in conto anche la ramanzina. Dovrei pagare io. Hai finito tu per secondo. Ma sono stato io il primo a consegnare il carro. E quindi? Si era detto riempire. Non è come la ricordo io. Allora la metti così? Perché non la risolviamo da uomo a uomo? Eh? Ora si allenano a combattere Kung Lao e Raiden. Cioè, vuoi combattere? Già. Proprio qui, proprio. Madame Abbo può guardarci e darci un giudizio. Io vi devo salutare, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Bene per me. Ma non rompiamo niente. Madame Abbo ci sbatterà fuori a calci. Lo scontro non durerà così tanto. Finirai a...